Mary Ryder, Maria Giovanna Ferrante, sarà ospite mercoledì 21 novembre del salotto televisivo di Cancelletto CR4, La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti della prima serata di Rete4. Sicuramente la donna racconterà al conduttore e ai telespettatori il cambiamento radicale, il passaggio da giornalista a pornostar. Maria Giovanna Ferrante, infatti, è una giornalista regolarmente iscritta all'albo dei giornalisti con collaborazioni con ANSA, La Stampa ed altri importanti quotidiani. Poi il cambio di rotta, il debutto nel mondo dell'hard, una scelta condivisa anche con il marito. Sicuramente un ruolo importante in questa sua nuova vita l'ha avuto Rocco Siffredi, il regista ed attore porno italiano più famoso al mondo. Mary Ryder, Maria Giovanna Ferrante, e il porno, una passione condivisa con il marito. Da diversi anni Maria Giovanna Ferrante ha deciso di farsi chiamare Mary Ryder e lanciarsi in una nuova avventura lavorativa. La giornalista, infatti, oggi è una delle più richieste ed acclamate regine del porno. Una passione che condivide con il marito, come ha raccontato ad Agospia, stiamo insieme da 17 anni e viviamo con un'altra coppia di amici da 3 anni. Siamo una famiglia allargata, abbiamo tutti un figlio di circa 3 anni. I genitori biologici sono i nostri amici, ma noi non facciamo distinzioni. Il bambino ha due mamme e due papà che lo amano al di sopra di tutto. Una famiglia moderna, che supera ogni tipologia di canone e preconcetto. Sul rapporto con l'altra donna, Mary Ryder ha raccontato, siamo nate come amiche, siamo state amanti, ora siamo soci in affari e anche mamme insieme. Abbiamo un legame speciale. La nuova vita di Maria Giovanna non ha però incontrato l'approvazione dei familiari, ho contatti solo con mia madre, la mia famiglia non vuole vedermi per festeggiare il Natale. Una cosa è certa, Mary Ryder è sicura della sua scelta, una decisione che rifarebbe altre 100 volte ancora. Cosa l'ha spinta a cambiare? Maria Giovanna Ferrante, alias Mary Ryder, ha raccontato che a spingerla a cambiare vita è stato in parte anche il suo lavoro. È mancato qualcosa che facesse la differenza tra me e gli altri. Mi sono solo preoccupata di lavorare e non ho mai fatto pubbliche relazioni per farmi notare. E poi spesso mi capitava di proporre storie che mi venivano bocciate. Stanca di guadagnare più o meno 10 euro a pezzo, Maria Giovanna ha deciso di trasformarsi in Mary Ryder arrivando a guadagnare dai 250 a 500 euro a scena. Non solo, con il marito Nicola con cui condivide questo lavoro, ha creato la casa di produzione e distribuzione Speaky Lab che descrive come un laboratorio piccante, è stata una cosa che si è evoluta da sola, un po' come i personaggi di Pirandello. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.